Abbracciare i libri e le matite al posto delle armi, questo è il messaggio forte e chiaro che è arrivato questa mattina al comune di Pratola Peligna, da Hafez Haidar, tre volte candidato al Nobel per la pace e la letteratura, ricevuto in comune dal sindaco Antonella Di Nino, dal vice sindaco Nunzio Tarantelli, dal consigliere delegato alla cultura Aldo Di Bacco, dai consiglieri comunali Adele Leombruni e Anthony Leone. Il più importante da dottore in italiano sarà premiato questo pomeriggio nella sezione Pace e Solidarietà dal premio Pratola, curato dai giornalisti Ennio e Pierpaolo Bellucci. Un momento particolare quello vissuto oggi nella nostra sala consiliare, perché non tutti i giorni si ha l'onore di ospitare un candidato premio Nobel. Il professor Aidaz, candidato per ben 4 volte al Nobel per la pace e la solidarietà, anche quest'anno 2021 candidato. C'è stato un messaggio bellissimo che ha lanciato questa mattina e che ci ha lasciato sicuramente nei cuori. Lui si reputa uno spacciatore di libri e questo credo che sia un messaggio bellissimo ed universale. Un momento importante che ha provocato in me anche una certa emozione e definiamolo come un antipasto a quello che accadrà oggi pomeriggio quando consegneremo a questa grande personalità della cultura, del dialogo tra i popoli della terra, il professor Hafez Haidar, il premio nazionale Pratola per la pace e la solidarietà. La mia comunità di origine, cioè quella pratolana, è onorata e ha fatto molto bene il sindaco Antonella Di Nino a ospitare il professore che ci ha onorato e ci onorerà nel pomeriggio della sua presenza. Sono felicissimo di essere qui per ricevere un diploma dal sindaco che mi ha onorato moltissimo, e prometto di continuare a lavorare per la pace, perché solo con la pace possiamo aprire le porte del futuro e arrivare al cuore dell'umanità. La pace è il pane della vita e la cultura è l'amore, dell'universo. E cosa dire altro? Solo auguro a tutti ogni bene di cuore e di collaborare tutti per creare, un mondo migliore. La conoscenza di questo professore illustre di una cultura e di una sensibilità diversa rispetto alle nostre che abitualmente siamo abituati a vedere mi ha riempito di gioia, di orgoglio e sicuramente sono estremamente felice che Ennio mi abbia chiamato a rappresentare il Lion in questa circostanza.